È tornata al suo posto nella chiesa di Santa Maria Nuova a Fano questa mattina attorno alle ore 11 la predella ai piedi della pala d'altare Madonna con Bambino di Pietro Perugino, completata dopo un decennio nel 1497. Di ritorno dalla Reggia di Venaria a Torino, dove era stata 4 mesi per una mostra su Raffaello, il sole delle arti, dove a documentare gli anni della sua formazione è una scelta di opere dei maestri che hanno avuto un ruolo fondamentale, vale a dire il padre Giovanni Santi, il Perugino appunto, il Pinturicchio e Luca Signorelli. La predella sta in questi minuti per essere riposizionata, protetta dal vetro e dall'allarme, e quindi sarà disponibile nella bellissima cornice di Santa Maria Nuova ai cittadini e ai turisti, essendo ancora un pochino più nota del passato grazie anche a questa mostra. Non è la prima volta che la predella varca i confini del comune di Fano e quelli nazionali. Prima di Venaria era stata a Parigi e Buenos Aires. Ora sarà a disposizione dei fanesi e dei turisti in visita in provincia, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 nella chiesa di Santa Maria Nuova a Fano. Per visite guidate è possibile contattare lo sportello IAT del comune di Fano.